Uniti dalla passione per il calcio e da oltre 20 anni frequentano lo stadio Tonino Benelli. La storia di Luigi Bartolucci e di suo figlio Luca, un ragazzo non vedente, grande tifoso della Vispesaro, ha emozionato i cittadini pesaresi e non solo. Luigi e Luca sono apparsi sui profili social della società biancorossa e sui siti di informazione sportiva che ogni giorno seguono la Serie C di calcio. La passione per il calcio è nata fin da bambino. La prima partita sono andato a vederla a 6 anni, e la partita della Vis, adesso ne ho 31, quindi sono 25 anni. Ma è una passione che, essendo il calcio una passione di famiglia, penso che era la logica conseguenza, diciamo che penso che mi è stata attaccata, diciamo che nasce così dal cuore, ecco. Perché il calcio ti dà emozioni che indescrivibili, che impossibili da spiegare. Nel tuo cuore, oltre alla Vispesaro, però c'è anche l'Inter. Sì, esatto, sia l'Inter che la Vispesaro, tutte e due sono molto importanti nella mia vita, ecco. Luca è un grande tifoso dal cuore biancorosso e segue sempre le partite dallo stadio grazie a un telecronista speciale, papà Luigi, che gli racconta minuto dopo minuto le azioni dei giocatori in campo. Io lo faccio con il cuore, è mio figlio, per cui mi viene proprio spontaneo. Poi a me piace sempre piaciuto il calcio, quindi i giocatori di solito li conosco tutti, a parte adesso ultimamente cambia squadra, giocatori anche stranieri, a volte magari se hai la distinta riesce meglio, oppure vai a vedere, però dai, lo faccio spontaneamente, cioè, mi diverto anche, fra virgolette, diciamo, poi lo faccio, dedico per mio figlio, quindi sono ancora più contento, quindi dai. Luigi e Luca hanno condiviso tanti momenti emozionanti, dalla promozione della Vispesaro in C alla vittoria nel derby contro il Fano. Quando, anche mi ricordo quando abbiamo vinto la Vispesaro Ancona 4-2 con la partita di Serie D, e mi ricordo anche quando siamo andati su dall'Eccellenza con la Serie D, che abbiamo vinto con lo Sporting Pisa, i playoff che nessuno se l'aspettava, e poi ovviamente il ritorno in Serie C di questi anni. Dopo anni trascorsi in tribuna coperta, Luca ha chiesto di poter assistere alle partite dalla curva Prato, cuore pulsante della tifoseria biancorossa. Mi piace stare a contatto con i tifosi, con gli ultras, mi piace cantare e saltare insieme a loro. Ecco, raccontare la partita in curva è molto più complicato. Sì, molto più complicato, anche se io seguo la Vis da quando avevo 16 anni, adesso ne ho 57, per cui sono tanti anni, anche io ai miei tempi mi piaceva andare via con gli ultras. Di là, quando era piccolo specialmente, l'accompagnavo in tribuna coperta, anche se piove via, ero più tutelato per portarlo, trasportarlo via. Non è che di qua la Prato è sempre la Prato, però di conseguenza mi metto sempre in alto, il penultimo posto via, perché sai, con un po' di casino è difficile, lui a volte sente alcune parole, alcune no, perché dopo poi lui si fa coinvolgere dagli ultras a cantare, a battere mani, è una cosa che gli fa star bene, è stata una sua richiesta dall'anno scorso, che quest'anno abbiamo fatto l'abbonamento lì. A San Siro Luca siede in prima fila e con degli auricolari ascolta l'audiodescrizione della partita, una modalità gradita dal 31enne pesarese. In questo caso sì con i dispositivi sì, è più accessibile. Infatti un giorno spererei di vedere anche qua al Benelli, non so se si potrà mai verificare, però così veramente accessibile, perché con un paio di clic riesce ad ascoltare la partita.